lunga dritta correva la strada, l'auto veloce correva, la dolce estate era già cominciata, vicino a lui sorrideva. Forte la mano teneva il volante, forte il motore cantava. 10 giorni e al di là di essere un'occasione di convivialità, per noi, per quanto ci riguarda, è l'occasione per ribadire un impegno di presenza e di lavoro politico in un momento in cui per le cose che accadono nessuno può permettersi, noi pensiamo di essere spettatore passivo. In particolare io penso a quello che sta facendo il governo Monti, le politiche aggressive che vengono rivolte contro diritti fondamentali democratici e sociali, il taglio delle pensioni, il taglio dello Stato sociale, la svendita del patrimonio pubblico, la libertà di licenziamento con di fatto la cancellazione dell'articolo 18, che noi riteniamo essere un fatto scandaloso, perché non è così che si creano nuovi posti di lavoro, è una balla, così si crea soltanto nuova precarietà, soprattutto per le nuove generazioni. E qui stasera dico che come Rifondazione Comunista avvieremo fin dal mese di settembre una raccolta di firme per tenere un referendum per ripristinare l'articolo 18 contro le libertà di licenziamento, l'articolo 18 che è un diritto fondamentale della nostra civiltà del lavoro. Vedete, quando si dice che c'è la crisi, quando si dice che c'è il debito pubblico, quando si dice che in relazione al debito pubblico e alla crisi bisogna fare sacrifici, e chissà perché i sacrifici devono essere fatti dai soliti noti, cioè i lavoratori dipendenti, i pensionati, ebbene questa è una balla colossale, è una balla colossale da parte di un governo, io lo vorrei dire, il governo Monti, tanti ministri, a cominciare da Monti, che fino a qualche mese fa erano sul libro paga di grandi banche, di grandi istituti finanziari, di grandi multinazionali. Ma voi pensate che queste persone come Monti, Passera, La Fornero possano realmente fare gli interessi della povera gente, gli interessi dei pensionati, gli interessi dei lavoratori? Ma questi sono lì a fare gli interessi delle banche, sono lì a fare gli interessi del sistema bancario, sono lì a fare gli interessi dei poteri forti, e lo dobbiamo dire chiaramente questo, sono lì a fare questi interessi, a fare delle cose che noi dobbiamo assolutamente contrastare. Dicono delle balle colossali, e al di là di fare questo e al di là di dire sacrifici della povera gente, il risultato è che a qualche mese di distanza non stiamo uscendo dalla crisi, stiamo entrando ancora di più in recessione, si sta aggravando appunto la condizione di crisi, sta aumentando e peggiorando la condizione sociale di milioni di lavoratori e di milioni di pensionati. Allora io dico una cosa molto semplice, beh, per tutti voi, che rispetto a un governo di questo genere, che non soltanto propone sacrifici alla povera gente, chi ha meno, dovrebbero tagliare i loro stipendi privilegiati. Monti, che percepisce 4 milioni di euro all'anno, è uno scandalo che lui venga a dire il taglio delle pensioni, l'abrogazione dell'articolo 18. Ebbene,
un governo che fa queste politiche recessive e non risolve nulla della crisi dovrebbe essere cacciato semplicemente a casa. A casa dovete andare, e io credo che dovremo batterci in questa direzione, il che non significa, e vengo alla conclusione, che non bisogna dare risposte alla crisi. Alla crisi bisogna dare delle risposte, ma le risposte non sono il taglio dei diritti sociali, non è tagliare l'occupazione. Tagliate invece la corruzione, tagliate l'evasione fiscale, tagliate le spese per gli armamenti, tagliate le spese per le opere inutili, come diceva Beppe, il TAV in Val di Susa, che è uno scandalo, è uno scandalo. Potenziate le ferrovie, ma tagliate le spese per le opere inutili. Questo bisogna fare se si vuole uscire dalla crisi. Chiudo dicendo che la realtà dei fatti in questi anni ha dimostrato una cosa molto semplice, che senza i comunisti nel paese e in Parlamento, con i comunisti la sinistra più debole nel paese e nel Parlamento, sono più deboli gli interessi dei lavoratori, gli interessi dei pensionati, si è più deboli nella società, si è più deboli nella vita quotidiana. Per questo noi vi chiediamo, e lo chiediamo in occasione di queste feste, che sono anche l'occasione per ritrovarci, per divertirci, ma anche per confrontarci, vi chiediamo un contributo, di rendere più forte e più radicato il nostro partito, la Rifondazione Comunista, che è uno strumento importante per la battaglia di cambiamento. L'anno scorso abbiamo vinto il referendum per l'acqua pubblica.